Ecco, scendiamo ancora più a sud, in Sicilia, per la precisione. Cristina Conforti ci parla del Teatro Massimo di Palermo, che è tra i più grandi e preziosi d'Europa. Andiamo a vederlo insieme. Siamo a Palermo, una città dalle note contrastanti, a volte amare, ma dalla tradizione culturale, soprattutto musicale, tra le più ricche al mondo. Parola chiave è risanamento e rilancio, perché noi abbiamo pensato che non c'è possibilità di risanare i conti se non si rilancia, se non si riparte, se non si investe, perché queste sono grandi istituzioni culturali. La prima cosa che abbiamo fatto è stata aprire la cancellata che circonda il teatro per dimostrare che il teatro e la piazza pedonale nella quale il teatro si trova dialogano. Il teatro non può essere un teatro d'élite, il teatro deve essere un teatro di tutti. Allora abbiamo fatto politiche nuove, si può venire a teatro con 10 euro, si può venire a teatro anche con meno se si è under 30. C'è una carta speciale dedicata ai giovani perché il teatro vuole avere un'attenzione ai giovani. Il pubblico di Palermo è un pubblico molto pronto. Per la prima di Bohème ci saranno 1200, spero, tanti a riempire il teatro dentro e altrettanti fuori in un teatro all'aperto a seguire sul maxi schermo. Lei stessa è stata protagonista di una delle opere recentemente proiettate in una piazza. Sì, io stessa, come altri artisti tra l'altro palermitani, ho debuttato in questo teatro che mi ha dato la possibilità di volare. Noi abbiamo portato con il Toreador e la Cavalleria Rusticana quest'anno in aprile l'opera in streaming nelle piazze di Palermo. Una piazza, la Piazza Maggiore, anche di un quartiere difficile. Tra l'altro sì, un quartiere dove magari i ragazzi non sono neanche abituati a questo tipo di linguaggio. La musica può salvare dalla tristezza, può salvare da un percorso sbagliato. La musica può aiutare anche a far crescere un paese.